Gravissimo incidente ieri sera alle 22:30 all'uscita della circonvallazione di Montesilvano in provincia di Pescara. A perdere la vita Cosmo D'Andrea, 48enne isernino, alla guida di un Alfa Romeo 156. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, il 48enne che viaggiava da solo avrebbe perso il controllo del veicolo all'uscita della seconda galleria, andando prima a colpire il guardrail sulla destra e subito dopo finendo contro le piazzole divisorie all'altezza della discesa da Montesilvano Colle. L'auto ha terminato la sua corsa contro un muro di cemento dopo essersi ribaltata più volte. A causa del violento impatto, l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorritori del 118. Come riferisce il sito pescara.it, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale di Piano d'Orta, quelli dell'ufficio infortunistica di Pescara ed i vigili del fuoco con due squadre, una dei volontari di Montesilvano e una del comando provinciale. Cosmo D'Andrea era molto conosciuto a Isernia, maestro di arti marziali, cintura nera di karate. Da un anno aveva ottenuto dalla prefettura di Isernia la licenza per le investigazioni private. Sposato, padre di un figlio, era sempre cordiale e disponibile col prossimo. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pescara, dove è stato raggiunto nella notte dai familiari. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando sgomenti coloro che lo conoscevano. Il giudice, ritenendo chiara la dinamica del sinistro, ha disposto la semplice ispezione cadaverica, rinunciando all'autopsia. Siamo riusciti, insomma, ad arrivare sul podio nazionale. Niente, abbiamo classificato